siamo così fortunati perché stiamo vivendo attraverso due rivoluzioni. La prima è la rivoluzione dell'astrofisica multimessaggera. Per la prima volta nella storia riusciamo a osservare fenomeni cosmici non solo attraverso la luce che emettono le sorgenti cosmiche, ma anche attraverso altri messaggeri, come possono essere le onde gravitazionali o le particelle. La seconda rivoluzione è quella dello spazio 4.0 cosiddetto, che significa che in questo momento lo spazio non è più accessibile solamente a grandi compagnie, a grandi industrie, a grandi agenzie come la NASA o l'ESA, ma è accessibile anche da parte di piccoli gruppi di ricerca, come per esempio il mio gruppo di ricerca. E questo perché si è sviluppato un processo di miniaturizzazione per il quale è possibile costruire satelliti molto piccoli, i cosiddetti nanosatelliti, che costano anche quindi molto meno dei satelliti artificiali tradizionali. E noi abbiamo messo insieme queste due cose. Hermes è un progetto che è finalizzato all'osservazione dei cosiddetti gamma ray burst, queste gigantesche esplosioni cosmiche che seguono la coalescenza di due stelle di neutroni oppure il collasso di una stella di grande massa sotto il proprio peso quando finisce il combustibile nucleare. Questi gamma ray burst, come ho detto, sono dei flash di raggi X e gamma molto intensi, il che significa che possono essere osservati anche da strumenti molto piccoli, che sono quelli che noi stiamo costruendo per essere ospitati in nanosatelliti. La Fondazione Bruno Kessler entra nella collaborazione Hermes perché c'è la necessità di raccogliere segnali di raggi gamma e di raggi X che vengono da questi fenomeni cosmici. E la Fondazione è da anni impegnata nello sviluppo di sensori di radiazioni, soprattutto per applicazioni della ricerca che poi arrivano anche su applicazioni del mercato, e in questo caso quindi noi abbiamo sviluppato questo tipo di tecnologia adatta alla rilevazione di queste radiazioni. La collaborazione ha avuto luogo innanzitutto con l'INFN di Trieste, con il quale abbiamo collaborato per fare la progettazione del sensore. E la realizzazione è poi stata fatta nella clean room di FBK che vedete alle mie spalle. Vedete una prima fase del filmato dove c'è qualche immagine che racconta, che fa vedere come vengono realizzate i sensori sulle fette di silicio. La fetta di silicio, il prodotto finale, è qualcosa che assomiglia a questa, vedete, questa è la fetta di silicio e le strutture che vedete disegnate sono i dispositivi realizzati. Il lavoro di integrazione che in FBK dobbiamo fare prevede anche aiutare il silicio a leggere questi segnali di raggi X e raggi gamma che vengono dallo spazio. I raggi X e i raggi gamma sono raggi ad alta energia. Fino a un certo intervallo il silicio è in grado di leggere questi segnali. Ad energia più alta non riesce più a leggerli, quindi in questo caso bisogna mettere qualche cosa che aiuti il silicio a funzionare in tal modo e sono cosiddetti scintillatori. Nel video vedrete dei parallelepipedi, piccoli parallelepipedi, che sono dei materiali che assorbono la radiazione gamma e la trasformano in una radiazione visibile, quindi ad un'energia che il silicio riesce a raccogliere. Per proteggere, per far sì che il segnale non vada disperso sulle fronti laterali, questo cristallo, vedrete, viene coperto con una pellicola riflettente, viene isolato otticamente. Altra cosa che vedrete è che poi questo cristallo che deve andare ad appoggiarsi sul sensore dovrà essere posizionato in modo che vi sia un tappetino assorbente le vibrazioni e che connetta otticamente cristallo scintillatore e sensore in maniera tale da non perdere luce, allo stesso tempo da far sì che non ci sia nessuna frizione meccanica tra le due parti, perché questo potrebbe distruggere il sensore. Pensate per esempio al momento del lancio, che è un momento molto molto vigoroso meccanicamente, e quindi potrebbe in quel momento distruggersi tutto l'esperimento. Altra cosa che vedete nel filmato è la connessione del sensore con l'elettronica di lettura, fatta attraverso fili metallici molto sottili, una ventina di micron, una decina di volte più sottili di un capello, che viene fatto con una macchina speciale e connetterà l'elettronica di lettura, e in questo caso l'elettronica di lettura è stata progettata dal Politecnico di Milano e dall'Università di Pavia. Questa esperienza di integrazione a livello di modulo ha un valore che va al di là dell'aspetto scientifico di cui è oggetto Hermes, perché praticamente accompagna la possibilità di
essere in grado di dare ad un potenziale cliente finale, che può essere anche un'impresa, nel momento in cui facciamo trasferimento tecnologico, questo è quello che un'impresa, un nostro cliente potrebbe aver bisogno, è quello di appunto di trasformare un pezzo di silicio che ha una sua potenzialità, ma che la può esprimere solamente quando, una volta che è vestito in maniera completa e a modo tale che un utente finale lo possa usare direttamente senza dover gestire un pezzo di silicio, fili di spessore di micron, quindi cose che non potrebbe assolutamente essere in grado di fare. È quindi un anello che aiuta a trasferire il know-how sviluppato per la ricerca a livello tecnologico per farlo arrivare sul mercato a favore di quello che è di fatto una richiesta sociale, perché possiamo dire che tutte le innovazioni tecnologiche che erano sul mercato hanno esattamente seguito questa traiettoria, e quindi qualcuno si deve essere occupato di rendere fruibile ai molti il risultato della ricerca. Thank you.
L'astrofisica multimessaggera, almeno per quello che riguarda la luce, i raggi X e le onde gravitazionali, ha una data di nascita precisa, che è il 17 agosto del 2017. In quel giorno due stelle di neutroni sono andate a scontrarsi una contro l'altra e hanno prodotto un segnale in onde gravitazionali rivelato da LIGO e da Virgo in Italia, a Pisa. Quasi simultaneamente un gamma ray burst corto è stato osservato dai satelliti della NASA Fermi e dell'ESA Integral. Gamma ray burst corto arrivato a circa 1,7 secondi dopo il segnale di onde gravitazionali. Questo ha sostanzialmente confermato quella che prima era solamente un'ipotesi che era stata fatta dai fisici e dagli astrofisici, e cioè che nella coalescenza di due stelle di neutroni si dovesse generare un gamma ray burst. Questa ipotesi è diventata una certezza dopo questa osservazione. Questa è la potenza dell'astrofisica multimessaggera: trasformare quelle che prima potevano essere teorie, ipotesi, in certezze. Con Hermes abbiamo l'ambizione di cominciare a rendere questo tipo di osservazioni non più episodiche ma sistematiche, costruendo quello che è un vero e proprio all sky monitor per flash di raggi gamma nello spazio in questa decade. Perché è importante farlo oggi? È importante farlo oggi perché fra qualche mese, alla fine di quest'anno, alla fine del 2022, gli interferometri gravitazionali LIGO e Virgo ricominceranno a prendere dati in una versione potenziata. Quindi potranno osservare più eventi simili a quello del 17 agosto 2017 e quindi ampliare lo spazio di scoperta in questo particolare settore. Quello che è importante è quindi avere un monitor di raggi X che riesca a coprire tutto il cielo per individuare i gamma ray burst associati ai nuovi eventi gravitazionali che saranno individuati da LIGO e Virgo nei prossimi anni. Questi eventi non saranno tanti e di conseguenza perderne anche uno significherebbe una grande perdita per la scienza. E questo è il motivo fondamentale per cui dobbiamo avere a disposizione un monitor in raggi X di tutto il cielo, e oggi semplicemente non lo abbiamo. Abbiamo diversi satelliti artificiali che stanno osservando in raggi X, Swift, Integral, Fermi, ma nessuno con la capacità di coprire tutto il cielo. E questo è quello che vogliamo fare con una costellazione di nanosatelliti, quindi con molti piccoli oggetti. Invece di investire tutti i soldi in un solo barile, abbiamo pensato di risolvere il problema con una cosiddetta architettura distribuita, quindi tanti satelliti che possano riuscire a coprire veramente tutto il cielo in ogni momento. E questo è, secondo me, il vero breakthrough che ci aspetta nei prossimi anni.